Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu, il mio gameplay sul primissimo gioco Pokémon mai realizzato che sto portando avanti qui su YouTube in semi-blindrun perché io questo non l'ho mai giocato, ho giocato solamente i suoi remake, ovvero Pokémon Rosso, Fuoco e Verde Foglia. Vi faccio vedere la mia squadra perché abbiamo una new entry, o meglio, Labra che avevamo catturato nello scorso episodio, ora è diventato un cadavere, l'ho allenato fino al 22, si è evoluto al 16, al 16 ha imparato Confusione e da lì è stata una cavolata allenarlo perché con una confusione one-shottava qualsiasi Pokémon selvatico. Ha delle statistiche che non hanno alcun senso. Sappiamo bene quanto è forte il tipo psico in prima generazione, anche per via di un bug che non permette alle mostre di tipo spettro di colpirlo, che sarebbero super efficaci contro di lui. Ma appunto abbiamo quindi questo che è uno dei Pokémon più forti di prima generazione. E abbiamo anche gli scambi. Ho provato a scambiare con un altro emulatore e si riesce, quindi questo Kadabra potrà evolversi in Alakazam tra un po' di tempo. Ora però esploriamo la città di Aranciopoli. Salve, tu sei il guru? Sono il guru pescatore, esattamente, adoro pescare. E a te piace la pesca? Ovviamente sì. Grande, mi piace il tuo stile. Prendi questo amo e pesca. Coraggio. Riceviamo l'amo vecchio, utile solo a pescare dei Magikarp. La pesca è uno stile di vita, dai fiumi al mare. Prendi il pesce più grosso e in bocca al lupo. Grazie, ma è abbastanza inutile per noi dato che non ci serve pescare per Magikarp, dato che abbiamo in squadra già Wartortle come Pokémon di tipo acqua. E nel frattempo invito anche a lasciare un bel mi piace al video, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Blu e quali sono state le vostre prime esperienze su questo gioco e di iscrivervi ovviamente al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Hai visto la MN Anna ancorata al porto? Non ancora, ma ci andremo. Noi stiamo attenti all'inquinamento. Pare che Grimer si riproduca nel liquame tossico, che schifo. Ecco qua, il luogo di una delle leggende più famose di Pokémon. Aranciopoli, Portro e gli squisiti tramonti. Non Aranciopoli come città, ma questo posto qui. Sì, anche voi da bambini credevate alla leggenda che questo avrebbe costruito la vostra palestra? Io personalmente sì. Su questo lotto di terra costruisco un edificio. I miei Pokémon stanno spianando la terra. Sì, da bambini pe si pensava che questo potesse costruire la tua palestra una volta che tu avessi completato il gioco. E ovviamente non succederà mai. Questo è Machop. Un Machop sta spianando la terra. Wow, incredibile. Continuiamo ad esplorare Aranciopoli. Andiamo in questa casetta. Salve, bambina. Ciao, hai Spearow? Vuoi scambiarlo con Farfetch'd? Lo farò, ma non adesso, anche perché non ho ancora catturato uno Spearow. E penso che sia l'unico modo per ottenere Farfetch'd. Pokémon Fan Club, benvenuti a tutti i fan Pokémon. Ok, salve. Io adoro il mio Seal. Squittisce quando l'abbraccio. Beh, anche i topi squittiscono. Sono il presidente del Pokémon Fan Club. Ho più di 100 Pokémon. Sono molto pignolo in fatto di Pokémon. Bene. Vuoi sapere tutto sui miei Pokémon? Ovviamente sì. Stupendo. Allora ascolta. Il mio preferito è Rapidash. È grazioso, carino, veloce e incredibile. Non trovi? È sorprendente. Simpatico. Mi piace tanto. Se lo abbraccio quando dorme, prendo fuoco. No, è tanto caldo, è morbido, è spettacolare, fantastico. Ops, guarda, che ora è? Ti faccio fare tardi. Grazie per l'attenzione, prendi questo. E riceviamo appunto il buono bici. Scambialo con una bicicletta. Non importa, il mio Firou mi porterà in volo ovunque voglia. Non ho bisogno di una bicicletta. Spero che ti piaccia pedalare. Ok, abbiamo quindi anche il buono bici. Ottimo. Salve. Il mio Pikachu è molto più carino di questo. Ah, questo quindi non è il tuo Pikachu? Cosa lo tieni qui a fare allora, ostaggio? Il presidente è un po' logorroico sui Pokémon. E l'ho notato. Se uno si vanta, fallo anche tu. Eh? Va bene. Allora, usciamo da questo posto. Non possiamo ancora andare qui, perché c'è l'albero da tagliare con taglio, quindi la palestra per adesso è off limits. Entriamo nel Pokémon Market. Salve. C'è della gente cattiva che usa i Pokémon per atti criminosi. Quelli del Team Rocket trafficano in Pokémon rari, abbandonano i Pokémon che non ritengono utili o commerciabili. Grazie per questo resoconto sul Team Rocket. Credo che ci siano Pokémon buoni e cattivi, tutto dipende da chi li addestra. Ah, credo che non ci siano. No, lei dice credo che ci siano Pokémon buoni e cattivi. Ma però tutto dipende da chi li addestra. Questa frase in italiano non ha senso. Salve, posso essere d'aiuto? Compra, vediamo un po' cosa vendi tu, delle super pozioni.
Non dovrebbero essere male. Però anche non vede più pozioni questo. Io comprerei un'altra Pokéball. Nel frattempo avevo anche catturato un Bellsprout, dato che non ho avuto l'opportunità. E direi basta così. Grazie. Proseguiamo. Qui sotto si può entrare? Sì, in questa casetta. Salve. Il mio PJ volerà al nord per portare una lettera a Zafferanopoli. Ok, si può sbirciare cosa c'è scritto sulla lettera? Caro Pippi, spero di vederti presto. Ho saputo che Zafferanopoli ha problemi con Team Rocket. Aranciopoli sembra salva per ora. Per ora. Tecnicamente sarebbero sulla MN Anna, ma... cioè, nell'anime sarebbero sulla MN Anna, ma qui nel gioco no. Possiamo avanzare? Avviso, il percorso 12 può essere bloccato da un Pokémon addormentato. Deviazione tramite il tunnel roccioso per Lavandonia. Polizia di Aranciopoli. Ok. Grotta Diglett. Va bene. Ok, tecnicamente possiamo andare qui, quindi direi di battere questo tizio. Ok, lottiamo, ma non imbrogliare. Potremmo fare gli allenatori di questo percorso prima di andare sulla MN Anna. Così da allenarci ancora di più il nostro Kadabra. Vado contro Ekans, lo sciotta. Anche perché ha anche una velocità altissima, quindi colpisce pure per primo. Confusione e addio. È pure super efficace. E via. Easy. Cosa? Non può essere. Invece sì. Invece purtroppo può essere. E come? Questo è un rischio a tutto, vero? Se vinci, perdi o scommetti. Infatti, rischio a tutto totale. Vediamo un po' cosa ha lui. Due Pokémon. Poliwag, va bene. Noi lo shotteremo con una confusione. Vai. E addio Poliwag. Ah no, resiste, incredibile. Ha provato anche ad addormentarci, ma non ci è riuscito. Ci dà un po' di punti esperienza e poi usa Horsea. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo il nostro Clefairy. Anzi, il nostro PG8 che deve fare un livello. Tanto Kadabra prenderà altri punti esperienza da altre parti, sicuramente. Andiamo con Raffika. Vediamo quanto danno gli facciamo. Un buon danno, ha brutto colpo però. Attenzione. Bolla non dovrebbe farci troppo, infatti. Però ci cala la velocità, infatti ci colpisce con un'altra bolla. Infame. Vai Raffika, speriamo di ucciderlo, anche se mi ha fatto brutto colpo prima. Buono. Ha un altro brutto colpo. Così, a caso. PG8 a livello 24, ottimo. E non impara ancora nulla, infame. Accidenti, mi è andata male. Capita. Questi rischi a tutto danno un sacco di soldi, però. Salve. I miei Pokémon dovrebbero essere pronti ormai. Boh, spero per te, sinceramente. Vediamo chi manda questo bullo. Nidoran. Anche questo prende un colpo di Kadabra e viene shottato. Ci sono talmente tanti Pokémon di tipo veleno in prima generazione, o che hanno anche come secondo tipo il veleno, che il tipo psico è davvero troppo forte. Ecco, Nidorino. No, ovviamente non voglio cambiare. Confusione, addio. Bello lo spread di Nidorino comunque. Questo mi dà un botto di punti esperienza, sicuramente sale di livello, infatti. Perfetto. Troppo forte e giovane. Ma chi sta parlando di me? Beh, meglio così. Salve, rischia tutto? Sfide, non ne ho mai abbastanza. Oppure questo era un meccanico. Questo era un meccanico, vero? Quello che ha Magnemite, immagino. Ah no, rischia tutto, perfetto. Bellsprout. Anche lui è erba veleno, se non ricordo male. Quindi super efficace pure contro di lui la confusione. Addio. Poi, chi manda? Oddish. Un altro contro cui è super efficace la confusione. E addio. Cioè, c'è davvero troppo veleno in prima generazione, troppo. La maggior parte dei Pokémon hanno come tipo veleno, ovviamente. Ho avuto la mia occasione, sì, l'hai avuta. Vediamo un po', continuiamo ad esplorare cercando altri allenatori. Salve, non ho ancora mai vinto. Beh, non è una cosa che vuoi dire come prima frase a chi incontri, no? Cioè, è un po' svilente come cosa. Ah, bello Growlithe però. Tipo fuoco. Vai, confusione, vediamo quanto danno gli facciamo. Minchia ragazze. E non è nemmeno super efficace. Morse non è super efficace contro di noi perché non è ancora di tipo buio in prima generazione, ricordatevelo. Il tipo buio non esiste in prima generazione.
Vulpix, sì, a questo punto cambiamo Pokémon e diamo una chance al nostro Wartortle. Usare una bella pistola acqua e one-shottare Vulpix. Spero almeno di one-shottarlo con pistola acqua. Vai. Vediamo quanto danno gli facciamo. Non viene one-shottato, peccato. Questo perché Wartortle ha un basso attacco speciale. Andiamo allora con Morso. E addio. Perfetto, abbiamo battuto anche questo rischio tutto. Me l'immaginavo, mi spiace, effettivamente questo non ha mai vinto e continua a non farlo. Qui abbiamo un altro allenatore. Salve, sono il primo della classe. Va bene, ora diventerai il secondo. Io non faccio parte della sua classe, quindi non ha senso quello che ho detto. Continuerà comunque ad essere il primo della classe, pur facendo cacare, pur venendo shottato dal mio cadabra. Confusione, questo probabilmente lo shotta. Esatto. Rattata non è proprio famosissimo per avere una buona statistica speciale, eh. Altro Rattata. Vai, confusione. E addio. Cadabra sale a livello 24, ottimo. E vedete come di speciale a 66 e di velocità a 65. Attacco e difesa non contano praticamente nulla, dato che shotterà qualsiasi Pokémon si troverà davanti. Però è vero, nel caso venisse colpito da un attacco, saranno guai per lui. Ecco, tipo ora probabilmente viene shottato. Ok, no. Fortunatamente. Forse sì, però con attacco rapido. Ok, no. Buono. Buono, ha resistito più di quanto pensassi. L'ha fatto adesso il brutto colpo. Avrebbe potuto farlo prima, sinceramente. Accidenti, devo rinforzare i miei Pokémon. Sì, rinforza, rinforza. Allora, salve. Altro rischia tutto. Ihaha! Non ho mai perso, ok? Fa il paio con quello sopra di prima che... Invece non aveva mai vinto. Quindi anche Pokémon Light per non aver mai perso. È Voltorb. Effettivamente il tipo elettro non è per niente male. Vediamo se riusciamo a shottarlo con una confusione. No, peccato. E niente, qui il nostro... Ah, non muore alla cadabra, volevo dire. Attenzione. E fa il brutto colpo sempre quando non serve. Peccato. Magnemite. Sì, cambiamo Pokémon a questo punto e mandiamo... Mandiamo Clefairy. Ricordo che Magnemite in prima generazione non è tipo acciaio, quindi gli attacchi di tipo normale se li prende tutti in faccia. E gli fanno anche abbastanza male. Ecco, lui usa tra l'altro azione, quindi boh. Attacco stupidissimo. Cioè non usa nemmeno un attacco di tipo elettro. Ecco fatto. Addio Magnemite. C'è sempre una prima volta. Eh sì, c'è sempre una prima volta. Allora, di qua tecnicamente non si può andare perché dovremmo trovare il tizio, no? Snorlax, che blocca la strada. Eccolo qui! Che brutto sprite, va bene. Abbiamo Snorlax che ci blocca la strada. Qui sopra chi c'è, invece? Salve. Cerco Nidorino, vuoi scambiarlo con Nidorina? No, ma perché questi scambi inutili con Pokémon che si trovano tranquillamente in giro? Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Oak. Se hai catturato 30 tipi di Pokémon diversi, ti darò Detector. Purtroppo non l'abbiamo ancora fatto. No, non l'abbiamo ancora fatto. Ok, ricordiamoci poi di appena arriviamo a 30 Pokémon sul Pokédex, di venire qui a prendere il Detector. Vediamo però se abbiamo altri allenatori da battere. Prima tu sì. Attento ai cavi scoperti. Ecco, questo è il meccanico. Andiamo a battere gli ultimi allenatori che ci rimangono qui su questo percorso. Che manda Magnemite. Beh, Magnemite non avendo il tipo acciaio è molto meno temibile. Confusione. Vediamo se viene shottato. No, ok. Ha comunque un buon attacco, una buona statistica di speciale Magnemite. Allora, mandiamo di nuovo Clefairy. E a questo punto direi che saremmo anche pronti per farlo evolvere Clefairy, no? Che dite? Livello 24. Non è nemmeno male. Per dargli un bel boost alle statistiche. Tanto di suo ho visto che non impara niente. Cioè, forse Metronomo sarebbe divertente da fargli imparare per usarlo ogni tanto, ma insomma, non è niente di che davvero. Cioè, le mosse che impara Clefairy sono inutilissime. Vedete che comunque ha 41 di speciali. Oddio, è molto equilibrato, eh. Cioè, alla fine ha 4 punti in meno in attacco fisico, quindi... Può comunque usare delle mosse fisiche in realtà, come quello che sto facendo adesso.
Ball acqua è poco efficace contro elettro, vediamo. Non ricordo questa cosa, perché in Coromon sì. Ah, attenzione, in Pokémon no, infatti ricordavo bene, non era molto, cioè non è non molto efficace. Si prende tutto il danno addosso. Vai, altro ball a raggio. Ah, lui usa un altro tono shock. E noi un altro ball a raggio. Addio Magneton. Perfetto. Wow, sei una scheggia. Beh, grazie. A questo punto direi di tornare al centro Pokémon. Credo che... No, non abbiamo ancora battuto tutti, attenzione. Attento, sto posando dei cavi. Questo era il meccanico che pensavo di trovare al centro del percorso. Eccolo qui. Con Magnemite, va bene. Noi abbiamo il nostro Clefairy, anzi la nostra Clefairy credo, anche se in prima generazione mi sembra che non ci siano maschio e femmina, o ricordo male. Sonic Boom mi fa male. Infatti, ci ha shottati, perché se non sbaglio fa un danno sempre fisso. Andiamo di Wartortle. Andiamo di Wartortle e usiamo Morso. Fa male Morso, eh. Ecco che arriva un altro Sonic Boom. Fa male, fa davvero male Sonic Boom, mannaggia loro. Però Wartortle si prende 400 punti esperienza che non si buttano via. Ma era elettricità pura. Oh, che ti devo dire? Torniamo poi qui, lui l'abbiamo battuto, sì. Anche tu, perfetto. Quello di sopra non ancora, mi sa. Quindi andiamo un attimo al centro Pokémon. Faccio meno di tagliare, tanto siamo praticamente qui. E poi andiamo a battere gli ultimi allenatori che ci mancano di quel percorso prima di andare sulla MN Anna. Questo sarà magari un episodio un po' extra large, perché ci metto dentro un po' di roba. Dato che non mi va di fare un episodio in cui semplicemente si battono degli allenatori senza andare a fare qualcosa di un po' più succoso. E abbiamo esplorato Aranciopoli, per carità. Abbiamo esplorato Aranciopoli, abbiamo battuto tutti gli allenatori di quel percorso e andremo sulla MN Anna. Quindi vediamo quanto riusciamo poi a fare della MN Anna, perché se è come nei remake è piena zeppa di allenatori. Cioè ci metti tranquillamente 40 minuti a fare solo la MN Anna. E in più dovremmo tornare qui per prendere Flash, se non ricordo male. Però per Flash, se non ricordo male, per l'appunto, servono tipo 10 specie di Pokémon nel Pokédex. Sono allenatore da poco, ma penso di poter vincere, vai. Quindi prima magari dovremmo catturare qualcosina. Beh, 10 Pokémon nel Pokédex ce l'abbiamo già in realtà. Siamo tipo a 11. E infatti se notate, in squadra dovrei avere un Metapod, che mi sono scambiato per provare appunto lo scambio con l'altra versione di Rosso. Ho fatto un'altra partita in Pokémon Rosso, sempre su emulatore. Zubat viene colpito in maniera super efficace da confusione qui, eh? Sì, perfetto. Altro Pokémon che viene disintegrato da Kadabra. Cadavere a livello 5. E per l'appunto ho mandato di là il Caterpie che ho catturato e ho tirato di qui il Metapod che avevo fatto evolvere dall'altra parte. Guardate, vi faccio vedere. Tac, eccolo qui, Metapod. No, Metapod, statistiche. Infatti, come vedete, come mosse ha azione e mille bave, non ha solo rafforzatore, perché era un Caterpie che ho catturato dall'altra parte che ho fatto evolvere. Allora, dovrebbero esserci più allenatori qui, giusto? Qua ho fatto tutto. No, non dovrebbero essercene più. Ok, a questo punto si può tornare alla MN Anna e andare effettivamente sulla barca. Quindi andiamoci. Eccoci qui, al porto. Salve. La MN Anna è una famosa nave di lusso. Approdiamo ad Aranciopoli una volta all'anno. Sì, tra l'altro qui anche c'era il glitch per Mew. Le do il benvenuto sulla MN Anna. Mi scusi, ha il biglietto? Glacial esibisce il biglietto. Bene, si accomodi a bordo. Ecco, qui, se non sbaglio, c'è il glitch di Mew. Cioè, devi fare surf qui. E se vai a destra, trovi un camion su cui fai forza e teoricamente trovi Mew. I passeggeri sono instancabili. Qualcuno tra i più annoiati potrebbe sfidarti. Ok, noi lo sappiamo, quindi iniziamo a farlo immediatamente. Salve. Gentiluomo, vado per la mia strada da solo. I miei unici amici sono i Pokémon. Beh, ma anche questa è una cosa un po' triste da dire, no?
Specialmente per un uomo della sua età. Growlithe. Noi mandiamo Kadabra. E andiamo di confusione. Cioè, è troppo forte. Cioè, troppo forte il tipo psico, ragazzi. Quello era un brutto colpo, eh. Dato che fuoco è speciale, noi l'abbiamo tankato con la nostra difesa speciale che è altissima. E quello era un brutto colpo, infatti. Mandiamo War Turtle qui. Quando abbiamo la possibilità di allenare altri Pokémon, facciamolo, perché Kadabra per adesso si è messo molto bene. Andiamo di Pistolacqua, non lo uccideremo mai nella vita. Però spero di togliere almeno metà vita. Ok, va bene. Lui usa Morso, noi lo tankiamo con la nostra bella difesa e rispondiamo con Morso. Ecco fatto. Addio gentiluomo. Oh no, i miei amici. Effettivamente noi abbiamo appena ammazzato, trucidato i suoi amici. Non è una bella cosa. Questa è la nostra cabina, no? C'è il tizio. Ehi tu, moccioso, come osi entrare? Effettivamente non ha tutti i torti questo. Non ha tutti i torti. Magari era lì nudo nella sua cabina e noi siamo entrati così, a caso. Salve signore, voglio lottare. Eh beh, le priorità della vita, no? Confusione su Nidoran e addio. Brutto colpo, addirittura vabbè, overkill totale. Poi, altro Nidoran, sì, mandiamo qualcun altro. Mandiamo PG8. Vai. Se possiamo allenare qualcun altro, come ho detto, facciamolo nel frattempo perché serve, eh. Serve che non si alleni solo Kadabra. Vai, altra raffica e poi useremo attacco rapido. Ruggito, va bene, mi abbassa l'attacco. Allora niente, uso ancora raffica. Paura che con attacco rapido faccia meno danno. Buono. PG8 a 240 e via. Che maleducazione. Ripeto, non ha tutti i torti questo. Ma qui non c'è più la nostra cabina? Forse è lei? Cameriere, una fetta di torta di ciliegie, prego. Ma sei scema? Spostati per favore, vieni a sequestrare la mia cabina. No, non posso dormire nel letto. Dite che non c'era questa feature in Pokémon Rosso e Blu, quello di avere la propria cabina per curarsi qui dentro. Le crociere sono così eleganti e piacevoli. Dice. Viaggio sempre con Wigglytuff. Eccolo qui, Wigglytuff. Tuff tuff. Mi sa che la nostra cabina allora non c'è. Bonjour, je suis le camerier de questa nave. Sarò molto lieto di servirle qualunque cosa. Ah, le tipo forte e silenzioso. Sì, sono forte e silenzioso. Qua quanti allenatori ci sono esattamente? Io adoro i Pokémon, e tu? Ma non sono male, guarda. Cioè, ci sto solo facendo tipo 3000 serie sul mio canale, ma dettagli. Un Nidoran che verrà shottato da Kadabra. Con la sua confusione. Il problema è che se non possiamo curarci, devo gestirmi un po' gli strumenti, anche perché poi c'è una lotta col rivale. Wow, sei una forza. Grazie. Prendiamo questo strumento, MT-08. Diamo un'occhiata a cos'è perché ho visto che in realtà tutte le MT sono state cambiate. Questa cos'è? Body Slam. Body Slam non è male. Teoricamente penso che War Turtle possa impararlo, sì, anche Pikachu, ok. Clefairy pure e Kadabra anche. Beh, ovviamente non insegniamo a Kadabra. Per adesso la teniamo. Tu sei un'altra allenatrice, vero? Sì. Questi Pokémon provengono da tutto il mondo. In che senso? All'epoca si era conosciuta solo Kanto. PJ? No, non è che provengono da tutto il mondo i tuoi Pokémon. Si trovano in tutto il mondo. È una cosa diversa. Molto diversa. Bene, 211 punti a Kadabra e Nidoran. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo War Turtle, anzi Clefairy, dai. Mandiamo Clefairy. E eccolo qui. E andiamo di bolla raggio. Vediamo quanto danno gli facciamo. Buono metà vita. Buono. Azione, la tanchiamo bene. E altro bolla raggio. Ottima cosa. Abbiamo battuto anche la pupa. E io avrei fatto il giro del mondo per questi. Sì, te l'ho detto che è una cosa stupida in realtà quella che hai detto. Siamo in crociera attorno al mondo. Ah, questa invece è una sfida. Non ci sfida lei. Dai, primo arco fatto. Sono un poliziotto. Sono sulle tracce di Team Rocket.
Come si è mosso, scusa? Ha fatto il passettino di danza laterale, l'avete visto? Ok, abbiamo completato la prima parte della nave. Ora, andando di qui, si va avanti, giusto? No, si va nelle cucine. Ok. Nelle cucine non c'è nessuno da sfidare. Questi non vengono sfidati. Ho visto una palla strana nella spazzatura. Infatti, questi ci danno indizi che nella spazzatura ci sono degli strumenti. Ehi tu, moccioso, abbiamo da fare, fuori dai piedi. Grazie per l'accoglienza, ragazzi. Beh, effettivamente sono penetrato nelle cucine a caso. Sono così occupato che mi gira la testa. Poverino. E qui dentro possiamo trovare, no, acqua, c'è solo spazzatura. Perché capitano tutte a me? Tutti i giorni qui a pelar patate. Che penitenza. Qui dentro c'è solo spazzatura. Hai sentito di Snorlax? Non fa altro che mangiare e dormire. Come te. E qui troviamo una Megaball. Niente male. È la prima Megaball che troviamo, questa. Uffa, uffa, sempre io a sbucciare cipolle. Uffa. Incazzato. Allora, le chef, c'est moi. Voilà le menu. Salmon du salade. Forse gli ospiti diranno, uff, sempre pesce. Ma siamo in crociera, voglio dire. Cioè, cosa si aspettano di mangiare? Salame e formaggio? Cose tra l'altro buonissime che si mangiano qui nella Bergamasca, ma in crociera ci si aspetterebbe altro. Su questa nave di lusso viaggiano gli allenatori, in ogni caso si tengono feste con la loro partecipazione. Aspettate, non ho capito un cazzo di questa frase. Su questa nave di lusso viaggiano gli allenatori, in ogni porto si tengono feste con la loro partecipazione. Grazie, ho letto male io, sono scemo. Andiamo da questa parte, dovremmo tipo andare verso l'esterno della nave. Il nostro capitano è un maestro di spada, insegna anche il taglio ai Pokémon. Esattamente. Dovremmo insegnarlo a qualcuno effettivamente taglio. Eccolo qua, un altro allenatore. Ehi là, marinaio. Hai il mal di mare? Fortunatamente no. Anche nella realtà non mi è mai venuto il mal di mare, tranne una volta, ma perché stavo già male per conto mio in realtà. Quindi diciamo che era una cosa che ha aggravato il mio malessere, ma di base non mi è mai venuto fortunatamente. Allora, Tentacool. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo PG8. Vai. Anche se con un'altra confusione lo shotteremo, ma non voglio far prendere troppi punti a Kadabra, eh. Troppi punti esperienza, voglio allenare anche gli altri, come ho detto. E Tentacool, non avendo difesa, è un ottimo avversario per PG8. No, inizia con Avvolgibotta. Per favore, liberati. Per favore, liberati, non ho voglia di. Ok, bravo. Non ho voglia di sprecare cure per questo stupido Tentacool che usa Avvolgibotta. Ok, abbiamo battuto anche il marinaio. Mi sono distratto. Oh, che ti devo dire io? Tu sei un allenatore? La festa è finita, la nave salpirà tra poco. No, sei un annunciatore. Tu sei un allenatore. Ehi, amico, balliamo? Ti va? Ok. Spero che non sia una cosa letterale. Marinaio vuole lottare? Manda in campo Machop. Ok, tutti con Machop questi marinai. Evidentemente li sfruttano per i lavori faticosi. Evidentemente. Palworld Disposable. C'è un gioco che dovrebbe uscire simile a Pokémon in questo. Non so quando di preciso, ma dovrebbe uscire. In cui ci sono i Pokémon tipo. Cioè i Pokémon. Le creature di quel mondo sfruttate nelle fabbriche, tipo una cosa boh, stranissima. Che sicuramente voglio provare. Ci sono tipo le creature con i mitra. C'è una cosa stranissima. Non so se l'avete mai sentito nominare. Si chiama Pal World. Se non ricordo male. Ed è su Steam. Attenzione al super suono. Dai, non confonderti per favore. Dai, quanto sei stupido, Wartortle. Poi, tra l'altro, la confusione toglie tantissimo quando ti colpisci da solo. Guarda, guarda quanto toglie. Basta, a questo è bastato un super suono e mi ha ucciso Wartortle, via. Stupido Shellder. Sei impressionante, grazie. E tu invece? Uff, pulire in coperta è un lavoraccio. Ah, non combatti. Tu? Uffa, mi sento male. Sono uscito a prendere un po' d'aria. Ok, abbiamo sfidato anche tutti gli allenatori qui. Quindi direi di proseguire. Andiamo da quest'altra parte e sfidiamo questi qui dentro. Salve gentiluomo. In tutti i miei viaggi non ho mai visto un Pokémon dormire così. Era qualcosa di simile. Ah, grazie, ci fa vedere Snorlax nel Pokédex.
Grazie, gentiluomo. E qui ci sono degli altri allenatori. Guarda cosa ho pescato. Va bene, fammi vedere cosa hai pescato. Noi attualmente non abbiamo ancora un Pokémon di tipo erba o un Pokémon di tipo elettro in squadra, a parte Pikachu che però non usiamo, per poter combattere contro Pokémon di tipo acqua. Allora, confusione dovrebbe comunque bastare in realtà. Esatto, brutto colpo, quindi non sapevo mai se sarebbe bastato oppure no. Tentacool, sì, cambiamo Pokémon come ho detto, ma andiamo PG8, che contro Tentacool se la cava molto bene. Vai. Raffica. E lui cosa usa? Super Suono. Fortunatamente fallisce. Noi andiamo di Raffica e via. Tra l'altro ho scoperto che in prima generazione ogni mossa ha una possibilità di fallire, seppur minima. Ogni singola mossa. Quindi anche le mosse di stato, per esempio, come Ruggito, colpo coda. Infatti all'inizio del Let's Play avevo visto che l'avversario aveva fallito tipo Ruggito e non mi capacitavo di come fosse possibile una cosa del genere. Bello lo spread di Goldin, tra l'altro. Però ora ho scoperto che in realtà tutte le mosse in prima generazione hanno una minima possibilità di fallire, tutte. Non ce n'è nessuna col 100% di precisione. Sono distrutto. Mi spiace per te, caro. Io vorrei prendere questo strumento, ma prima c'è il gentiluomo. Lottare contro i giovani mi tiene in forma. Spero sia solo lottare contro i giovani a tenerti in forma, non fare qualcos'altro anche con i giovani. Ma dettagli. Ah, bello Pikachu. Un Pikachu grasso. Andiamo di confusione. Beh, niente male. Allora, lui ci usa Tuono Shock, noi lo tanchiamo tranquillamente perché la cosa forte del tipo psico in prima generazione è che avendo le speciali alte, la statistica speciale alta, non solo l'attacco fisico, l'attacco speciale alto, volevo dire, ma anche la difesa speciale. Quindi tipo la metà dei tipi non gli fanno nulla, la metà dei tipi di attacco. Elettro, fuoco, acqua, cioè non gli fanno niente. Taglio gli alberi con i miei Pokémon, grazie per l'informazione. Ah sì, ho già visto Pokémon trasportare la gente in acqua. Questo ci dà un indizio per Surf invece. Salve. E qua si combatte di nuovo per quello strumento. Cosa preferisci? Un Pokémon forte o uno raro? Faccio il ragazzino speciale del turno. Preferisco un Pokémon raro e forte. Allora. Growlithe. Growlithe tecnicamente non è raro. Però la sua evoluzione è forte. Ponyta è relativamente più raro. Però non è così tanto forte come Arcanine in realtà, la sua evoluzione. E lo sprite è carino, ma non si capisce che è di fuoco, a parte la coda. La coda si capisce, la criniera non si capisce che sia di fuoco. La criniera sembra una criniera normale in realtà. Braciere, va bene, non è un problema. Tanco tranquillamente, pure brutto colpo. Eppure è stato scottato Wartortle, mannaggia lui. Via, muori. Wartortle a livello 25, ottimo. Era da un po' che non salivano di livello i miei Pokémon. Tanto di cappello, grazie. Sfidiamo anche lei. Non ti ho mai visto alla festa? Ah, boh, se non lo sai tu. Cara la mia pupa. Rattata, davvero? Ma perché una pupa dovrebbe avere un rattata? Cioè un topastro di fogna. Datele dei Pokémon un po' più bellini, do i Meo, Oddish, Bellsprout, quelle cose lì. Pikachu anche, appunto. Ma andiamo Clefairy. Andiamo di Clefairy. E usiamogli Bolla Raggio. Anche se effettivamente lui ha una buona statistica speciale, teoricamente, quindi sarebbe meglio usare Libra in realtà. Buono, gli abbiamo diminuito la velocità, ora dovremmo colpire per primi. Ottimo, Libra. E questo dovrebbe shottarlo. Bene così. Ottimo. Vacci piano. Ok, ho deciso. Quando arriverà al 26. No, vorrei prendere quello strumento però. Quando arriverà al 26, farò evolvere con la pietra lunare. Caramella rara, ottimo. Farò evolvere con la pietra lunare il mio Clefairy. Non ci sono allenatori qui? Sei stato nella zona Safari a Fuxiapoli? Ci sono molti tipi di Pokémon rari. Ci andrò sicuramente. Mio padre e Dio pensiamo che sia affascinante. Cosa? Manca il soggetto di quella frase, ragazzina. Salve.
Il capitano era molto pallido, sembrava malato. Sembra che molti soffrano il mal di mare, compreso il capitano. Ok, siamo arrivati alla fine, lì ci dovrebbe essere lo scontro con il rivale, lo so bene, ma a noi manca ancora una parte della nave. Ci manca di andare giù dall'altra parte. Di qui. Da questa parte e a destra. Qui non ci eravamo andati. Eccoci qui. Per l'appunto, altri allenatori. Ah, tu non mi combatti? Il mio amico Machoke è fortissimo. Ha tanta forza da riuscire anche a muovere le rocce. Sì, con una confusione del mio Akaza morirà in un colpo. Pozione Max ci viene data qui, attenzione. A casaccio proprio. Oh, ecco altri allenatori. Marinai questi. È in gioco il mio orgoglio di marinaio. Va bene, il tuo orgoglio di marinaio verrà distrutto molto probabilmente. Mi spiace per te, marinaio. Allora, Horsey. Che morirà perché è uno sprite brutto. Via, muori. Confusione, brutto colpo. Oh, ci vanno pesanti con i brutto colpi, eh. Ah, è vero! È vero, mi ricordo di un'altra cosa che ho letto riguardo alla prima generazione, perché giocandoci mi sono anche un po' incuriosito e ho iniziato a leggere qualche curiosità, no? In questa prima generazione la probabilità di brutti colpi aumenta con la velocità del Pokémon, da quello che ho letto. Cioè, un Pokémon più veloce ha anche più probabilità di fare brutti colpi. E infatti il Kadabra, che è molto veloce, cioè tira brutti colpi come se non ci fosse un domani. PG8 anche. Eccolo qua, livello 26. Faremo evolvere il nostro... come si chiama qui? Il nostro Clefairy. Dopo questa lotta. Dandogli una bella pietra lunare. Allora, Raffika, vai. Poi, nemico... Ok, usa Volgibotta, va bene. Speriamo di liberarci subito. No, ci colpisce ancora una volta. Dai, ancora un'altra volta. PG8, su. Ole, bravo. Bravo, PG8. Al 25, ottimo. Ottimo, davvero. La tua forza mi ha messo al tappeto. E ci dà pure un po' di soldi. Sai cosa dicono dei marinai e delle lotte? Dei marinai e delle lotte? Non ho ben capito quella frase. Può darsi che sia ancora io ad averla letta male. Diciamo che è mattina relativamente presto, in questo momento, quindi potrei essere ancora un po' rincoglionito. Beh, infatti vedete, Kadabra tira dei brutti colpi a ogni piè sospinto, cioè non ha alcun senso sta cosa. Imparato psicoraggio e buonanotte. Questo potrebbe one-shottare probabilmente qualsiasi tipo Pokémon che troviamo d'ora in avanti. Bravo, bella lotta, amico. Grazie. C'è Kadabra troppo forte, ragazze. Troppo forte. Allora, proviamo a mettere davanti qualcun altro. Anzi, ora facciamo evolvere il nostro Clefairy con la pietra lunare, così ci si libera anche uno slot nella borsa. Vai. Ehi, Clefairy si evolve. Vai, vediamo l'evoluzione di Clefairy. Vediamo come diventa in Clefable. Speriamo che sia un bello sprite. Bello, dai, mi piace. Mi piace come sprite. È leggermente stretchato perché sto giocando, come vedete, in 16 noni. Però, diciamo che averlo in schermo intero penso che prevalga come beneficio rispetto a non averlo un pochettino stretchato. Cioè, giocarlo a schermo intero è molto più bello. Ok, abbiamo anche il nostro Clefable ora. Andiamo di confusione contro questo Horsey, che dovrebbe morire tranquillamente, esatto, anche senza brutti colpi. Poi, ho un altro Horsey. Beh, perché non provare il nostro nuovo Clefable? Vai. Ok, è uno sprite che occupa mezzo... mezzo schermo, da quanto è grosso. Però fa un bel po' di danno ora, eh. E tanca tantissimo perché ha statistica speciale alta. Ok, un altro Horsey. Sì, mandiamo PG8. Wartortle per adesso lo lasciamo un attimo nelle retrovie perché è anche stato scottato. Vai, Raffika. Nemico usa bolla, va bene. Raffika di nuovo. È PG8 per adesso il punto debole della squadra, comunque.
Sicuramente i Pokémon più forti sono Kadabra e Clefable per adesso. Oh no, ho perso. Mi spiace per te. Ah, aspetta, volevo prendere quello strumento, dannazione. Vieni qui. Cosa sei tu? Un etere. Va bene. Andiamo da quest'altra parte. Vediamo chi c'è qui dentro. Un altro allenatore. Mettiamo davanti Clefable, così che si allena un po' anche lui. Vai. Anche noi marinai abbiamo un Pokémon. Sì, l'ho visto, dato che sei tipo il decimo marinaio che incontro che vuole lottare. Manda Tentacool, ok. Clefable con Libra gli farà relativamente male. Appunto, l'ho quasi shottato, voglio dire. Niente male. Acido tipo veleno dovrebbe essere fisico, e infatti mi fa abbastanza male. Più di quanto me ne avrebbe fatto se fosse. Me ne avesse fatto se fosse. Più di quanto me ne avrebbe fatto se fosse stato speciale. Oh, diciamo le cose come stanno. Allora, contro Staryu. Lui dovrebbe avere un po' più di difesa in realtà. Vediamo con Libra quanto li facciamo. Infatti, li facciamo un po' di meno. Vai. Altra Libra e addio. Beh, Clefable troppo forte. Non si è fatto male, grazie. E ti rubo anche quest'altro strumento. MT44, questa se non sbaglio era riposo nel remake. Vediamo invece cos'è qui. Andiamo a dare un'occhiata, eh. MT44 usa. Riposo, sì, non mi interessa insegnarla a nessuno in questo momento. Proseguiamo. Ultima stanza, immagino, con altri due allenatori. Ciao straniero, parliamo un po', tutti i miei Pokémon vengono dal mare. E al mare ritorneranno. In una bar. No, nel senso. Pescatore? Ah, questo è un pescatore, tra l'altro, non è nemmeno un marinaio. Che manda in campo Tentacool. Beh, noi con Libra facciamo davvero male. Shottiamo tutti. Clefable a livello 27, ottimo. E manda in campo Staryu, sì. Mandiamo PG8. Deve allenarsi lui, ragazzi. Deve allenarsi anche PG8. È rimasto indietro di ben due livelli. E nella palestra di Surge praticamente né PG8 né Wartortle combatteranno. Quindi devono allenarsi un po' qui. Vai PG8. Brutto colpo, ecco quando non serve. Brutto colpo. Shellder, lasciamo ancora PG8. Che usi ancora Raffica. Vediamo quanto gli facciamo a lui che ha più difesa, infatti gli facciamo di meno. Si aumenta anche la difesa. Ok. Vai Raffica. Azione. Va bene, lo reggiamo abbastanza bene. Altra Raffica non dovrebbe morire in teoria, esatto. E poi useremo attacco rapido. Vai. E addio Shellder. PG8 non sale di livello purtroppo. Accè, mi è scappato. Il pesce. Altro allenatore, vai. Ti farò gettare a mare dai pirati se perdi. Incazzato questo. E se perdessi tu invece? Cosa succederebbe? Manda in campo Machop. Attenzione, contro Clefable potrebbe fargli male. Andiamo di bollaraggio. Non dovrebbe avere una statistica speciale alta, lui infatti prende un bel po' di danno. Colpo basso ci fa male, vediamo quanto però. Abbastanza. Vai, altro bollaraggio. Addio Machop. Ok, va solo Machop questo. Battuto da un moccioso. Mi spiace per te. Dovremmo aver quindi finito, sì. Abbiamo finito con la nave. Qui nel remake ci sarebbe stato un cestino con dentro un'iperpozione, ma non c'è. Ora però io, facciamo così. Tornerò al centro Pokémon, curerò i miei Pokémon e ci rivediamo esattamente qui per andare a combattere contro il rivale. Eccoci qui di nuovo e andiamo a questo punto dal rivale. Andiamo dal capitano che ci sorprenderà in realtà con il rivale. Ah, si sale di qui giusto? Sì. E si va da questa parte. Ho messo davanti Wartortle perché in teoria il rivale starta con PG8. PG8 voglio dire. Quindi Wartortle è buono per iniziare a battere lui. Vediamo, eh. Direi di salvare anche, già che ci siamo. Come vedete nel Pokédex ora ho 14 Pokémon registrati. Due medaglie. Tempo gioco 15, non so cosa voglio dire, sinceramente, perché non sto giocando da 15 ore mai nella vita. Ciao, Glacial. Mi aspettavo di trovarti qui. Glacial, ti hanno invitato davvero? E come procede il tuo Pokédex?
Ho già catturato 40 tipi di Pokémon alla faccia. Ce ne sono ovunque. Si aggirano nell'erba alta. E poi ci sfila così. Senza dirci nient'altro. Il rosso. Vai. E infatti manda PG8, come avevo preventivato. Noi abbiamo Wartortle di 6 livelli più avanti. Ok. Useremo Pistolacqua. Vediamo quanto danno gli facciamo. Come statistiche speciali, PG8 non dovrebbe avere molto. Infatti, un po' se lo prende il danno. E poi andiamo di morso per vedere invece quanto li facciamo con una mossa fisica, più o meno lo stesso. Contando che però non è stab, niente male. Ok. Sta per usare Raticate. Beh, lascerò di nuovo Wartortle. Finché posso far prendere punti esperienza a Wartortle lo faccio. Pistolacqua anche su di lui, che non dovrebbe avere difesa speciale, infatti. Iperzanna mi farà male, ma nemmeno così tanto in realtà. Attacco rapido perché sente che ormai la morte è vicina, quindi cerca di far più danno possibile. E addio Raticate. Abbiamo pulito il topastro. Ora tocca a Kadabra. Lascerò Wartortle. Anche se è rischioso. E userò Morso. So che non è super efficace in questa generazione, eh. Però è una mossa fisica contro un Pokémon che non ha difesa fisica e infatti l'ha sentita tutta. Usa teletrasporto, ma non può andarsene. Vabbè, l'abbiamo talmente impanicato questo che ha provato a fare una mossa assurda. Finalmente Wartortle sale a livello 26, questo è il mio obiettivo. Come vedete, di speciali non ha molto, velocità abbastanza bassa, attacco fisico però buono e difesa. La statistica in cui eccelle. Ed ora tocca ad Ivysaur. Beh, per Ivysaur ho un Kadabra pronto pronto per lui. Ivysaur, come tanti altri Pokémon di prima generazione, come vi dicevo prima, è anche di tipo veleno. E quindi Psicoraggio. Lo ucciderà sul colpo. Bella anche l'animazione, sembra un'onda energetica di Dragon Ball. Addirittura brutto colpo. Addio rosso. Uffa, almeno tu stai allenando i tuoi Pokémon. Beh sì, certo, ovviamente che lo sto allenando. Si dice che ci sia a bordo un maestro di taglio. In realtà è solo un vecchio con il mal di mare. Ma il taglio è davvero utile. Dovresti andare a trovarlo. Ciao. E se ne va col suo motivetto. Ok, andiamo a trovare il maestro per prendere taglio. Eccoti qui. Mi sento uno straccio. Oh, il mal di mare. Glacial massaggia la schiena al capitano. Scratch, scratch. Con il suono del Pokémon che viene revitalizzato. Ah, grazie. Mi sento molto meglio. Vuoi vedere la mia tecnica del taglio? Te la potrei far vedere se non stessi così male. Ecco, prendi questo. Insegnala ai tuoi Pokémon e potranno usarla in ogni momento. Non hai più spazio per questo. No! No! Come combattere il mal di mare? Il capitano sta leggendo questo. Ok, bene ragazzi, questa è una delle limitazioni più stupide della prima generazione, ovvero il limite nella borsa. Come avevo detto, c'è un limite nella borsa. E quando ero tornato al centro Pokémon avrei dovuto mettere via alcune cose, effettivamente. Allora. L'amo vecchio. No, ovviamente lo tengo. Adesso posso buttare via qualcosa. Devo liberare uno slot però, quindi mannaggia me. Vabbè, niente ragazzi, torno al centro Pokémon, lascio giù un po' di roba che non mi serve e torno qui. Rieccoci qui nella nave del capitano, ho liberato un po' di spazio dalla borsa. Mi sento uno straccio, un mal di schiena, ah, mi fa rifare tutto il dialogo, va bene. Ok. Sì, voglio vedere la tua tecnica del taglio, dammi la MT, forza. Ok, Glacia riceve la MN01, taglio. Perfetto, guardiamo nel cestino. Puh, non avrei dovuto guardare, esattamente. Geniale, non ho più il mal di mare. Penso che sia ora. Di salpare, dice. Infatti noi ora uscendo dalla nave dovrebbe in teoria salpare. E dovremmo anche perdere la possibilità di fare il glitch di Mew. Da quello che ricordo. Voi l'avete mai fatto? Avete mai provato? Perché io mi ricordo che provai con Rosso Fuoco, però quando il glitch ovviamente non c'era più. Quindi non potevo andare. Cioè, la maggior parte dei glitch che sentite di Pokémon fanno parte della prima generazione, che era un aborto dal punto di vista della programmazione, questo videogioco, pieno di glitch. Ecco la nave che se ne va. Beh, dai, perlomeno l'animazioncina l'hanno messa. Uno slide, per carità. Però, carino. Almeno un minimo. E
e la nave se ne va anche suonando, strombazzando. Ora che dici? La nave è salpata. Grazie per l'informazione, non l'avevo proprio visto. E a questo punto direi che possiamo anche terminare qui questo lungo video che ci ha visto combattere una marea di Pokémon, evoluzione di Clefable, Clefairy, Clefable. E abbiamo sfidato ancora il rivale, abbiamo preso la MN01 taglio. E detto ciò, quindi possiamo anche concludere qui il video. Ringrazio tutti per averlo seguito. Vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!